ammorbidisce le labbra. Rutus, colore di trattamento insieme. Nuovo, da jamais. Quando la menta va sotto zero, nasce menta fredda. Freschezza dissetante. Menta fredda di Golia, l'unica caramella che disseta la gola. Arriva poco dopo le 17. Un attentato di Nautardo a Palermo. Molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. È nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella, in via Mariano Scavia. Papà, abbiamo vinto noi! È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima. In via Mariano Stabia la scena è terribile. Resti umani, cadaveri ovunque. Al momento dello scoppio, le 16.55, Borsellino era fuori dalla sua croma blu. Papà, abbiamo vinto noi, vero? Un piccolo passaggio che conduce al palazzo. L'ho vinto ancora loro. Sventrato dall'esplosione, che ha aperto un piccolo cratere sulla strada. Quelli che nessuno vede mai. Sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Di Muli. Mentre le radio e le tv diffondono la notizia, in una città spopolata dal caldo, ambulanze, auto delle forze dell'ordine e magistrati accorrono sul luogo e insieme a loro la gente di Palermo, tutti coloro che hanno parenti e amici che abitano in quella via. La gente si affolla, cerca notizie, piange, prega le forze dell'ordine di farli passare. Siamo in guerra, dice il passante.